Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo daily vlog. Scusate per i giorni passati, non ho registrato nulla in realtà perché stavo organizzando altre cose, però eccoci, tornano, non vi preoccupate. Stamattina mi sono data al True Crime, ho acceso la TV e era su Canale 9 con delitti a circuito chiuso che adoro. Stavo finendo di fare la mia colazione, cioè in realtà è finita, yogurt, sto finendo giusto il mio latte. E tra l'altro guardate che bella questa novità, questo è il mio nuovo telefono. Non è meraviglioso? È il mio vecchio 6S Plus, se non sbaglio. Perché, come vi dicevo, ho portato l'iPhone, l'altro, a riparare, che aveva le telecamere che si erano bruciate con il laser l'altro giorno. E in teoria dovrebbero ridarmelo venerdì. Come leggete, oggi è mercoledì, quindi è ancora lunga la cosa. Il problema di questo telefono è che ha la batteria che dura zero, cioè l'ho appena staccato, già sta al 91%. Infatti, devo andare in giro costantemente con il power bank. Quindi adesso finisco di fare colazione e poi devo uscire perché in teoria devo andare a portare dei pacchettini di Vinted. Dico in teoria perché sempre in teoria dovrebbe passare invece il postino a casa a recuperarmi questi di pacchetti di Vinted. Cioè non so se vedete quanti sono. 3 giorni che non passano a prendere. Quindi se non passano neanche oggi io devo disdire tutti questi ritiri e rifarli da capo sperando che poi passino perché non ho capito. Cioè passano sempre questi giorni. No. Tra l'altro dovete sapere che io ho sempre avuto difficoltà a prendere le medicine, quelle intere da mandare giù con l'acqua. Non lo so, si vede che da piccola ho avuto qualche trauma di qualche tipo e non ci sono più riuscita facilmente. Negli ultimi 2 anni, non so come, non so perché, forse ho ritrovato il metodo, mi sono un attimo risbloccata, riesco a farlo. Però, cioè, sta cosa è gigante. Quell'integratore che sto prendendo per sgonfiare la parte del braccio, che in realtà penso prenderò fino a domenica e poi basta. Si è sgonfiato tranquillamente. Quindi prova in diretta del fatto che io posso farlo. Che poi so di tantissime persone che hanno questo tipo di problema, chiamiamolo così, di difficoltà. Fatemi sapere se siete tra queste e come avete affrontato il tutto. Perché ad esempio io vedo persone che riescono a mandarlo giù anche senza acqua, non so come facciano, perché io ci metto almeno 6 sorsate prima di buttarla giù. Oppure che lo fanno, mettono un sorso e via. Ti meriti tutta la mia stima. Guardate io come faccio. Questo pezzo lo terrò intero. Io mi riempio la bocca d'acqua, poi quando a una certa non respiri più, devi per forza mandarla giù. E siamo pronti, anche perché mi sono ricordata che oggi devo anche fare il decluttering delle scarpe. Allora, visto che il postino alla fine vedevo che non stava passando e non potevo aspettare a casa troppo tempo, anche perché di solito passa le 11 e sono già le 11:34. Erano le 11 quando sono uscita di casa. Ho detto: senti, sai che c'è? Provo ad andare alla posta. Se non c'è troppa gente, mi porto i pacchetti e li spedisco io direttamente. Raga, sono entrata. Letteralmente c'era solo una persona davanti a me. Che poi, tra l'altro, avendo cambiato il telefono, non avevo la foto del Green Pass. Quindi sono dovuta anche rientrare sull'app. Io un casino. Quindi ho fatto passare qualche persona avanti. Poi ho preso il numeretto. Indovinate il numeretto che mi è uscito fuori. Vi ho fatto anche la foto su Instagram. Lo sapete, ve lo ripeto in continuazione, che il 22 è il mio numero. E oggi è uscito P022. Poi guardate come ho messo il dito. Si vedono solo i due della data. E erano le 11:22. Oggi deve essere una giornata fortunata e che vada tutto bene. Detto ciò, adesso seconda tappa. Poi devo passare un attimo al supermercato. Che poi mi sono scordata di dirvi che oggi devo anche andare a lavorare. Che come sapete io, oltre, ok, a farvi contenuti qua su internet, ma faccio la makeup artist. Quindi oggi devo andare a truccare una ragazza per il suo 18esimo. Tra l'altro sono molto contenta perché è una di quelle volte in cui mi chiedono dei trucchi particolari e non magari le solite cose. Sono qui a spedire l'ultimo pacchettino dai miei amici di UPS. Praticamente loro mi vedono un giorno sì e l'altro pure. Quindi ormai tipo mi fanno i là. Qual è il numero che devi dare? Allora, c'è stato un plot twist inaspettato perché, come vedete, mi è arrivata questa mail dove dicono che il mio telefono è pronto in attesa di ritiro dal cliente.
quindi posso andarlo a prendere. È stato più veloce di quello che pensassi, perché mi avevano detto ci vorranno 3-4 giorni lavorativi, ma magari non avevano nient'altro e quindi hanno fatto prima. Meglio così, ragazzi, perché io veramente un giorno sono stata ieri con sto telefono, il panico. Poi adesso dovrò rifare il panico per scaricare tutto sull'altro, sperando di aver salvato tutto bene, perché praticamente me l'hanno inizializzato per tenerselo lì. Ovviamente pausa spuntino con loro. Ma oh, non ci posso credere, ragazzi. Il mio telefono. Anche perché non mi è mai capitato di doverlo portare in assistenza, in realtà. Per fortuna è capitato adesso che ovviamente era ancora in garanzia. Questo qui è quello che avevo adesso. Per carità, la grandezza è la stessa, quindi non è che mi è mancata, diciamo, la visuale, ma mi è mancato tutto il resto. Poi questo c'ha il tastino, un casino, non ero più abituata. Credo si possano cambiare direttamente solo le telecamere, senza proprio togliere tutta la parte dietro, però non lo so. Quindi lo rimetto qui nella pellicolina, perché non sia mai, piccolo baby. Adesso vado a casa, anche perché è quasi luna. Devo andare a truccare la ragazza alle 4, se non sbaglio, sì. Tornata a casa, ho subito messo a fare il backup al telefono. Io ho rimesso anche la pellicola che me l'avevano tolta. Quindi qua mi sta dicendo calcolo tempo rimanente. Ho detto, ma che caldo fa oggi? Cioè, questi giorni non si capisce più nulla. La sera si gela, cioè ieri sono uscita un attimo e vi giuro mi stavo sentendo male. Poi vabbè, sarà che non avevo i calzini, io sento particolarmente freddo ai piedi, ma vi giuro un gelo, ma come anche ieri mattina. Però oggi ad esempio c'è il sole e fa caldo, cioè guardate come sto in casa, in bretelline. Detto ciò, visto che comunque è presto, perché è 1:20, intanto mi metto a vedere le scarpe, perché allora vi faccio vedere un pochino. Su questo mobile ne ho messe un po', lasciando perdere poi il casino che c'è qua sopra, ma vabbè. Diciamo quelle un po' più ingombranti o gli stivaletti alti. Quindi in teoria queste qui dovrebbero rimanere qui, come anche le Vans, queste qui che uso per palestra, che sono quelle che devo prendere un po' più spesso, quindi le tengo qui. Qui ci sono altri stivaletti che in realtà credo darò via. Quindi più che altro è da vedere dentro questa scarpiera qui. Allora, vabbè, ovviamente le Jordan e queste rimangono, come anche le Vans. Diciamo tutte quelle che vedete front row dovrebbero rimanere in teoria, perché sono quelle che prendo più spesso. Ecco, tipo queste qui sicuro le metto in vendita, che poi sono lo stesso modello di questo, ma in versione bianca, ma non le uso praticamente mai. Queste che in realtà le uso per palestra, quindi le tengo. Poi qui ho le Converse, quelle classiche, che però avendo questa versione qua non ha senso tenerle tutte e due, quindi queste le metto. Poi qui dietro invece ho le Creepers. Queste qua io le ho adorate, però credo sia il momento di lasciarle andare, che poi tra l'altro sono originali della tucca e tutto. Diciamo, la mia regola per qualsiasi cosa che io decido di tenere o buttare è: l'ho utilizzata negli ultimi, che ne so, 5 mesi? No? Ok, allora la posso dare via. Perché sì, ok, io sono per il mai dire mai, non si sa mai, tienile perché boh, però anche no, insomma. Qua intanto mi arrivano le notifiche delle cose che ho spedito di Vinted stamattina. C'è qualcosa di tuo gradimento? Eh? A parte le coccole di mamma. Allora, spostiamo queste qua sotto, che abbiamo detto che tanto rimangono. Allora, queste anche rimangono, perché le mie Vans, ragazzi, non si toccano. Poi, allora, queste. Ragazzi, queste sono le Alexander McQueen, ok? Originali e tutto. Il problema è che io non le uso mai. Cioè, è una di quelle scarpe che voi dite, ma è un evergreen, le metti su tutto. Io non le riesco a usare. E queste le metterò sicuro in vendita. Del posto l'abbiamo fatto. Poi, in realtà anche queste qua le voglio dare via, che sono di New Look. Mi piacciono solo perché sono nere, sono opache, sono fatte col carro armato sotto. Poi ho quell'altro di stivaletto di Zara che mi piace di più, con il tacchettino, anche quello con la platform tipo carro armato. Quindi devo fare una scelta. Ok, composizione tra virgolette finale. Questo è tutto. Qui ho messo quelle stive. Anche lì gli ho messo gli UGG. Qui mettiamo le flip-flops. E queste sono tutte quelle che devo mettere in vendita. Quindi se vi interessa, ovviamente lo trovate sempre sul mio Vinted. Qui per il backup invece mi dice circa 3 ore. Bello, bellissimo. Vabbè, speriamo che poi torni più o meno tutto come era prima, almeno. Prendere la mia super valigetta.
e vedere cosa devo mettere dentro. Allora, vi faccio vedere brevemente come organizzo. Questa valigetta qui l'ho presa su Amazon e come vedete la parte sopra dove metto le palette, insomma un po' di pochette, anche le taschine qua che sono comode. E poi in teoria per qua dentro in realtà anche i divisori, però io li ho tolti perché tanto come vedete divido tutto in pochettine. Quindi allora qui c'è la sacchettina dove metto poi i pennelli sporchi. Questo è il portapennelli. Questo qui è fantastico, una delle cose migliori che abbia mai acquistato. Che come vedete ha tutti i divisori e ci metti mascara, le matite per le sopracciglia, tutti dei vari accessori, temperini, la spugnetta. Ovviamente tutto lavato in monouso. Qui dentro ci sono un po' di primer, accessori, cotton fioc, struccanti, insomma cose un po' extra. E qui è tutti i fondotinta. Appena finito mi sono rimessa tutte le mie borsette addosso e vado. Ah, rieccomi a casa. Alla fine non ho truccato, solo la ragazza che fa il compleanno, insomma, di cui era la festa, ma ho truccato anche la mamma, quindi sono dovuta stare un po' di più. Poi adesso mi devo mettere a impacchettare un ordine di Vinted, qua ho già stampato l'etichetta, quindi domani devo riandare dai miei amici del centro PS. Quindi ora, a parte mettere a posto tutte quelle palette, fare le foto alle scarpe, devo controllare a che stato sta il telefono. Mi dice già, quindi si è fatto. Così posso riappropriarmi del mio telefono e della mia fotocamera. Allora, non fate caso alla scala là dietro. Sto letteralmente impazzendo perché sto rifacendo l'accesso a tutte le cose. In realtà la maggior parte erano già loggate, quindi ok. Però tipo TikTok non capisco perché non mi si rimetta. Quindi sto tipo provando un po' di cose e ho anche ritrovato un vecchio account che avevo fatto tipo collegando Twitter, no? Aspettate che forse ci sono riuscita. Prima di lamentarmi, io mi devo ricordare sempre di accendere la telecamera, perché ogni volta che poi inizio a registro la clip, le cose funzionano. Quindi adesso ricontrollo app per app, perché non voglio sorprese o cose strane. E poi sono le 8, praticamente si sono fatte le 8, quindi ora mi vado a fare la doccia. Poi scendo, prima al supermercato mi sono comprata le salsiccette di pollo, quindi stasera ho quelle, però mamma mia c'ho un mal di testa che non potete immaginare. E mi devo fare anche qualche zucchina. E poi, allora in realtà io stasera ho un'altra cosa da fare, perché come sapete i BTS fanno il concerto, anzi fanno 4 concerti di nuovo a Las Vegas. Oggi stasera c'è il primo pre-sale per chi ha l'Army Membership, che è una sorta di tesserina fedeltà, non so come chiamare, come potermela descrivere per chi non la conosce, sì, una cosa del genere, che ti può far avere questo accesso prioritario per i biglietti dei concerti. Quindi io ho fatto l'application qualche giorno fa e anche stavolta mi è arrivato il codice, quindi botta di kill anche questa volta. E in realtà l'ho fatto perché devo vedere se riesco a prenderli per una mia amica. Purtroppo non sono per me, ripeto. Quindi vedete, ieri mi è arrivata questa mail qui e poi mi è arrivato il codice. Stavolta lo faccio senza ansia nel cuore, perché so che, nel senso, tanto se li prendono li prendono, non è proprio per me. Però giuro che se io stavolta lo faccio e prendo i biglietti per qualcuno che non sono io e sono degli ottimi biglietti, rosico. Ne ho persa uno, è pure appannato. Allora, qui è tutto pronto. È come tipo giocare a un videogioco, no? Sapete quella sensazione lì? Comunque, visto che dovrò stare sveglia ancora un po', mi sono presa il mio dessert proteico, questo di Lidl, che ripeto è il mio preferito, è troppo buono. Aspetteremo. Mi sono vista Matrimonio a Prima Vista. Non mi ha fatto né caldo né freddo, veramente. Queste coppie che hanno fatto quest'anno non mi piacciono. Proprio no. Però in compenso ho trovato un good spot per mettere la macchinetta. Non ci ho mai pensato a metterla lì effettivamente. Appena aprono la prevendita voglio provare a registrarmi, anche se non so quanto sarà piacevole. Tra l'altro, indovinate, domani mattina mi devo alzare presto, ovviamente. La mia amica Francesca deve andare a prendere il treno, però visto che lei viene da fuori Roma, lascia la macchina qui da me e poi io l'accompagno alla metro, dove poi va a Termini, eccetera eccetera. Mi potresti ripetere a che ora arrivi qui domani? Giusto per mettere la sveglia, così capiamo questa cosa. 380 persone. Sì, certo. Just one. Oh, aspetta, devo copiare il codice.
È quasi il tuo turno. Guarda, sì. Metti. Aspetta, due tickets, ok, ho messo. Quindi questo. Ecco, 104, sì. Vai, niente, fatto. Ma è stato troppo semplice, però. No, è come doveva essere l'altra volta, ma l'altra volta non abbiamo fatto besti. E poi l'altra volta era il terzo desiderio già. Li ho presi? Presi, ragazzi, stavolta è stato super facile. Che vi devo dire? Ti rendi conto che quando è facile uno non ci va a... Ok, sono le 3 di notte, quindi direi che anche per oggi possiamo andare a dormire. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.